Alberto Moretto, detto Icaro, nacque a Ceneselli nel 1908 da una famiglia della piccola borghesia rurale e si caratterizzò fin da giovanissimo per l'acceso antifascismo che gli costò 3 anni di confino nell'isola di Ventotene, dal 19 marzo del 32 fino al marzo del 35, per aver distribuito propaganda ritenuta sovversiva e per aver issato una bandiera rossa sul municipio di Stienta, anche se negli interrogatori da lui sottoscritti negò sempre di essere stato l'autore di questo ultimo evento. Rientrato a Santa Maria Maddalena, riprese l'azione antifascista, ostentando senza timori la sua avversione al regime. Nel 40, recatosi in municipio, si rifiutò di fare il saluto romano al podestà. Dopo essere stato schiaffeggiato dal segretario comunale, fu sottoposto alle procedure giudiziarie del caso, che si conclusero con una ammonizione formale, che a quei tempi equivaleva ad una specie di morte civile per chi la riceveva, cioè vuol dire che non trovava più da lavorare, eccetera, insomma, cose terribili. Nel 42 subì un'altra ammonizione del regime fascista, che consisteva in una pesante limitazione delle libertà personali. Non poteva muoversi di casa, in pratica, perché avevano capito, sospettavano, per la sua attività partigiana. Dopo l'8 settembre del 43, Icaro entrò nella resistenza, nella brigata Bonatti. In seguito venne nominato commissario politico. Alla caduta del fascismo, cioè dopo l'8 settembre del 43, fu tra i primi ad iniziare la guerra di liberazione a Santa Maria Maddalena, quando nel 44 una parte del gruppo dei partigiani di Santa Maria Maddalena, forse a causa di una spiata, venne arrestato dalla polizia fascista, riuscì a mettersi in salvo, come riuscì sempre a scampare i numerosi rastrellamenti che tedeschi e fascisti praticarono congiuntamente sul territorio. Costantemente braccato da 2 agenti segreti, riuscì sempre ad evitare la cattura, a mantenere i contatti con i vari gruppi di partigiani e a compiere numerose azioni di sabotaggio a Santa Maria Maddalena e in altri comuni della zona. La più nota fu l'assalto ai depositi tedeschi situati nel centro di Salara. Questo assalto ai depositi tedeschi fu realizzato nella primavera del 44, prima che iniziassero i bombardamenti di Santa Maria Maddalena, per intenderci, con lo scopo di sottrarre armi, munizioni ed equipaggiamento per le formazioni partigiane, anche perché i lanci di materiale che gli alleati effettuavano nelle campagne comprese fra Canaro e Santa Maria Maddalena erano insufficienti per le necessità della brigata dove militava Icaro. E la spartizione con altri nuclei partigiani delle armi lanciate dagli alleati in altre zone del Polesine non aveva sopperito alla grave mancanza di armi automatiche. All'azione parteciparono oltre 60 uomini, un gruppo della Brigata Tasso ed un gruppo della Brigata Bonatti. Fra questi, come testimonia il comandante partigiano Bonatti, vi era anche Icaro. Dopo lo studio logistico sull'ubicazione del deposito, una sera della fine della primavera del 44, verso le 22, le formazioni partigiane circondarono il centro abitato di Salara ed organizzarono delle squadre per controllare le vie d'accesso. Mentre una squadra stava prendendo posizione, si imbatté in 4 militi della Guardia Nazionale Repubblicana e si scatenò uno scontro a fuoco, con morti e feriti. Sempre in quel frangente, in prossimità di Runzi, una squadra partigiana assaltò 2 autoblinde, ma non riuscì a catturarle. In compenso i partigiani vennero privati di tutte le biciclette, dovettero darsi la gamba e ritornarono trafelati alle proprie abitazioni, molti feriti in quell'occasione. Un'altra azione eroica riguardò Santa Maria Maddalena. Si trattò dell'assalto alle postazioni poste a difesa del ponte di Santa Maria Maddalena. Si trattava di dare l'assalto a postazioni munite di mitragliatrici con il chiaro intento di catturarle, in quanto la dotazione della brigata partigiana era provvista quasi esclusivamente di armi leggere con pistole e armi automatiche. L'azione andò a buon fine. Le mitragliatrici furono catturate e dopo essere state nascoste vennero prelevate con un camion e trasportate in un'altra zona dove operava la brigata Bonatti. È un'altra azione che riguarda il territorio di Santa Maria Maddalena. Si tratta delle azioni di sabotaggio che i partigiani di Santa Maria Maddalena effettuarono contro i pali del telegrafo, interrompendo in questo modo le comunicazioni. I fascisti erano così arrabbiati per queste continue interruzioni delle comunicazioni che avvenivano proprio a causa di questi partigiani che si muovevano a piccoli gruppi, a cellule, con
grossa determinazione riuscivano a far saltare i pali, che non solo ordinarono che ogni palo fosse sorvegliato da almeno due gendarmi ogni notte, ma interessarono anche il podestà, mandarono lettere ovunque. Questo fenomeno era avvertito in maniera molto pressante dalle autorità fasciste. Molti partigiani di Santa Maria Maddalena vennero arrestati. Anche questo aspetto andrebbe approfondito, non si è mai riusciti a chiarire perché improvvisamente i fascisti riuscirono a fare una retata così capillare dei partigiani di Santa Maria Maddalena. Icaro riuscì a scappare miracolosamente, ma quasi tutti vennero presi. Si sospetta che qualcuno abbia tradito o venduto i partigiani, insomma. A questo proposito giova ricordare che anche nel nostro comune imperversò la banda del fiorentino Mario Carità, che aveva la propria base a Bergantino, che narra che un capitano fascista vide come questa banda aveva ridotto un ragazzo di Stienta di soli 19 anni, e questo capitano rimase inorridito e andò dal prefetto Menna, che era un fascista, anche lui ovviamente, a chiedere che questa banda fosse allontanata dal Polesine, ma senza successo, insomma, in quanto erano davvero spietatissimi. È probabile comunque che l'arresto dei partigiani, come già dicevo, sia stato causato da una spiata, e si sospetta che la persona che aveva venduto il gruppo dei partigiani di Santa Maria Maddalena, a fine della guerra, si proclamasse partigiano. Nel frattempo, il clima politico ad Occhiobello e Santa Maria Maddalena era mutato, nel senso che la classe padronale, che aveva sempre appoggiato il fascismo, constatato che questo ormai era destinato a soccombere, ne aveva progressivamente preso le distanze, e i nuovi dirigenti fascisti erano di estrazione sociale diversa da quella dei suoi primi dirigenti. In molti comuni i ricchi finanziassero durante il 44 e il 45, finanziassero sia i fascisti sia i partigiani, puntavano su tutti e due i cavalli. Chiunque avrebbe vinto la guerra, loro avrebbero potuto dire di averli sostenuti. Tornando alla vita di Icaro, vi è da segnalare che fu fra i fondatori del PC locale e che nell'immediato dopoguerra fu uno dei tre cittadini del nostro comune ad essere nominato giudice popolare per la Corte d'Assise Sezione Speciale dell'organo giudiziario che aveva il compito di giudicare gli ex fascisti che si erano macchiati di crimini e di collaborazionismo con i tedeschi. A causa di alcune confidenze raccolte ad Occhiobello, le forze dell'ordine, dopo la guerra, iniziarono a sospettare che Icaro esercitasse attività di spionaggio nelle province di Rovigo, Ferrara, Padova e Bologna. I sospetti, nel corso degli anni, vennero rinforzati dalla constatazione di una sua stretta parentela con un esule slovena, dalle informative relative ad alcuni viaggi che aveva compiuto a Trieste, dagli incontri frequenti che aveva con una dottoressa di Padova, militante del PC, e da presunti contatti che avrebbe avuto con un misterioso personaggio dell'Est. Ritenuto pericoloso per la sicurezza e per l'ordinamento democratico dello Stato, come del resto quasi tutti i partigiani di Santa Maria Maddalena, che furono sorvegliati per molti anni anche dopo la guerra, fu costantemente sorvegliato fino al 1962, quando, non avendo trovato riscontro alle famose confidenze, le forze dell'ordine decisero di cancellarlo dal casellario politico. Nel marzo del 75 poté finalmente beneficiare di una modestissima pensione quale ex confinato. Poi nel giugno dell'83, quale ex sospettato di spionaggio nonché pericoloso per la sicurezza e per l'ordinamento democratico dello Stato, Roberto Moretto, il ministro della difesa, pare su suggerimento di Bertini, che qualcuno sostiene avesse condiviso le celle con Icaro, ma di tutto questo non vi è documentazione, a titolo onorifico gli viene riconosciuto il grado di tenente per i meriti avuti nella guerra di liberazione.